dalla redazione di News24.city. Foggia, assalto a Portavalori nel Milanese, 7 arresti, i criminali avevano asportato gioielli per oltre 4 milioni di euro. Brindisi sfruttavano 28 lavoratori per la raccolta di prodotti agricoli, 2 denunce, giovani di origine africana erano sottopagati, 6 non avevano un contratto. Basilicata, abbondanti nevicate nel Potentino, scuole chiuse in oltre 30 comuni, difficoltà soprattutto nelle zone rurali, fermi mezzi pesanti. Foggia, bomba distrugge negozio in periferia, secondo attentato in 48 ore, esplosione nella notte, danni anche alle vicine abitazioni. Brindisi, rapina tabaccheria e supermercato alla stessa ora, in 6 giorni arrestato 32enne, i colpi a Mesagne e Latiano, gli scorsi 17 e 23 gennaio. Puglia, il governo sblocca i fondi per 210 comuni, in arrivo 15 milioni per la messa in sicurezza di scuole, strade e edifici pubblici.